Ragazzi, torniamo sui Cavalieri dello Zodiaco e andiamo avanti, andiamo ad affrontare Cavaliere Pegasus, quindi sfida contro Cassios. Quindi la storia inizia che Pegasus inizia a combattere per conquistare l'armatura di Pegasus, quindi questa è la battaglia per conquistare l'armatura di Pegasus contro Cassios. Quindi adesso affrontiamo Cassios. Salta. Non so se vi ricordate questo scontro. Ok. Quindi c'è Sirio il dragone, Pegasus l'unicorno e l'altro non mi ricordo. Inattaccabile Cassius, quindi attacchiamo di fianco. Mi sembra facilissima sta partita, abbiamo perso già il dragone. Attacco di Pegasus, eliminiamo Cassius, bene. Ma rimaniamo solo in due quasi. Tre contro tre. Bene. Siamo tre contro due, quindi dovremmo riuscire a vincere. Usiamo l'abilità di Pegasus, vediamo. Bene. Riusciamo a sconfiggere Cassius, ragazzi. Se volete scaricare il gioco, si chiama Saint Seiya. Tanto, ragazzi, andiamo avanti. Vi ricordo di iscrivervi al canale per sostenere me e il mio canale. Qui vediamo Cassius. Fa male canaglia, non mi sono sconfitto. Ancora non hai capito, Casio. Sei perso, non riesci a percepirlo? Il mio clan Pegasus, nuovo cavaliere, eccolo qua. Ti permetterò di portare via l'armatura, stai a vedere. Quindi, ragazzi, andiamo a sconfiggere Casio se diventiamo cavalieri dello Zodiaco. Ok, quindi battaglia per l'armatura. Capitolo 2, la battaglia per l'armatura d'oro. La battaglia per l'armatura d'oro. Andiamo sul capitolo 2. Ho appena percepito le forze straordinarie. L'inizio della competizione è stato un brivido. Quindi sta per iniziare il torneo che assegnerà l'armatura d'oro. Dopo che Pegasus è diventato cavaliere conquistando l'armatura, ora puoi riposarti.
Grazie, ma se ne preoccupa di una sola Siamo cosa, un cazzo pericoloso, fin con le dall'inizio del notizie sono combattimento che state. sembrava. Se la Dai, mia cazzo, catena dai, rompe cazzo. da queste minacce. Dareka ga bokuta tsu mari. Ore tachi wa tai. Ok. Quindi adesso abbiamo Andromeda che affronterà Phoenix molto probabilmente. I draghi rimangono la vera minaccia. Cerchi l'armatura d'oro, non interessa. Quindi andremo a fare la battaglia di Andromeda. Un dragone. Poi Pegasus con l'abilità andiamo a sconfiggere questo. L'ultimo attacco penso che lo buttiamo giù, sì. Fuori uno. Che poi non ho capito chi sono questi qua. Se qualcuno lo sa, potete scriverlo nei commenti. Abilità di dragone, poi abilità di Pegasus. Il gioco è fatto. Molto semplice questa qua, con l'ultima abilità di dragone. Oh, è ancora in vita, incredibile. Ah, ok, eccolo qua, adesso è la battaglia. Ok. Pegasus, vado ad attaccare qua di lato così. Così sconfiggiamo prima questi due aiutanti. Così da farlo rimanere isolato, dai. L'abilità di dragone. L'abilità di Pegasus. Con questo attacco base dovrei riuscire a sconfiggerlo, sì. Rimane solo il cavaliere. Dragone c'ha poca vita. Continuiamo ad attaccare. Con l'abilità di dragone dovrebbe essere sconfitto. Non ancora. Non ancora. Ecco, questa sì però. Fulmine di Pegasus. E vittoria finale. Bene. Continuiamo la nostra avventura qui in questo torneo. Poi andremo al grande tempio e sarà davvero molto molto interessante questo gioco. Non sarebbe stato meglio per Phoenix. Esce anche Crystal adesso. Arriverà anche Phoenix, tra l'altro. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Andremo avanti con questo gioco col prossimo video. Bella a tutti.